Ciao ragazze, eccomi con un video in cui vi faccio conoscere praticamente un nuovo sito online, un nuovo e-commerce di prodotti bio. Praticamente qualche giorno fa mi ha contattato una ragazza, Federica, a cui mando un bacione grandissimo. Ciao Federica, e, in cui appunto mi diceva che mi segue da tanto, che appunto ha anche lei questa passione della cosmesi eco-bio ed è riuscita ad aprire a Cagliari una sua bioprofumeria. Vi lascio qui sotto comunque tutti i suoi riferimenti, la pagina Facebook, il sito online e tutto quanto. E quindi aveva piacere così di regalare a me e alle mie follower, quindi a tutte voi, un codice sconto da utilizzare nel suo appunto sito online. E in quell'occasione ha detto che le sarebbe piaciuto inviarmi un pensierino, un regalino. Perché appunto sa quanto io tenga a cuore insomma la cosmesi eco-bio e mi sto emozionando perché non me l'aspettavo insomma questa richiesta insomma che mi contattasse me, perché comunque ho un canale molto piccolo, non ho tantissimi iscritti e insomma ce ne sono di largamente più famose diciamo qui su YouTube. Appunto, mi diceva se avevo qualche prodotto in particolare. Io le ho lasciato praticamente qualche prodotto che ho nella mia wishlist. Ho detto scegli te un prodottino che vuoi inviarmi, insomma, quello che vuoi tu. E mi è arrivato appunto il pacchettino da Cagliari, probabilmente non l'ho nemmeno detto. E l'ho già aperto, questo è il appunto pacchettino. Dentro era contenuto all'interno di questa carta che vabbè l'ho un po' spiegazzata. Questo è il adesso vi faccio comunque vi dico il nome del sito e quant'altro. Questo è, guardate, si vede un po' piccolino. Comunque il sito è Profumo di Bio, che è un bellissimo nome, fra l'altro. E all'interno di questa bustina poi c'era, vabbè, anche questa letterina e ecco appunto il suo logo, in cui mi dice appunto, vabbè, qua mi è scritto a me. Ed è questo il codice sconto del 10% su tutto il catalogo e questo coupon è valido fino al 31 di ottobre. Vi lascio qui praticamente il codice è Michela10, tutto in maiuscola, e quindi vedete fino al 31 ottobre il sito è www.profumodibio.it. Bello anche il simbolo, la scrittura molto molto carina. Allora, all'interno della bustina c'erano ben tre prodotti. Io mi aspettavo un prodottino, e no, non solo mi ha mandato tre prodotti, mi ha mandato anche quattro campioncini. Allora, mi ha mandato l'ombretto in cialda crinoline, questo qua di neve, che non so, a me piacciono molto i dorati e l'avevo messo nella mia wishlist perché avevo proprio intenzione di acquistarlo prima o poi, ed è un colore bellissimo. Vi faccio anche lo swatch. Eccolo qua, guardate quanto è luminoso, secondo me è perfetto per l'estate, si vede benissimo, sembra proprio un illuminante, a me piace tanto la luce di questi ombretti così luminosi, dorati sugli occhi, poi soprattutto per l'estate, siamo ancora in agosto,
quindi c'è parecchio da sicuramente lo utilizzerò in questi giorni. Un altro ombretto è questo qui di Nabla, fra l'altro, questa dovrebbe essere la collezione barocco, se non sbaglio, della collezione barocco. Di Nabla mi ha inviato questo ombretto qui della collezione Butterfly Valley, quindi l'ultima collezione, ed è il Lilac Wonder. Allora, io avevo già preso due di questa collezione, il Velvet Peach e l'altro sempre Clementine, sempre due arancioni. Mi aveva un pochino incuriosita questo qua, che è un più autunnale, secondo me è un lilla praticamente, un lavanda. Spero di non fare casini. Eccolo qua. Perché vediamo di non utilizzare lo stesso dito. Anche questo è un tono sempre molto leggero, non sono colori forti. Infatti non è scriventissimo, ma a me va bene così, insomma, anche perché se lo uso su tutta la palpebra poi vado magari ad intensificare con un altro viola più intenso. Preferisco comunque che siano più tenui i colori, piuttosto faccio più passate. Però anche questo ha un finish satinato, probabilmente darà un colore migliore se vado ad aggiungere appunto, se lo utilizzo con il pennello bagnato. E arriviamo al pezzo grosso, che vabbè, sono troppo felice. Non ti ringrazierò mai abbastanza, Federica, perché veramente sono contentissima. Eccolo qua. Alchimilla, uno dei nuovi rossetti, appunto, non so, mi pare fossero, siano 15, e ho scelto Lunaria. Una volta che è uscita appunto tutta la collezione di questi 15 rossetti, sono andata a studiarmi bene tutti gli swatches, proprio sulle labbra, di tutti i rossetti. E ho letto parecchie recensioni perché io ancora da sana di Bologna che voglio provare un rossetto di Alchemilla, scusate, e più diciamo adatto a quelli che utilizzo io, quindi questi nude rosati, era Lunaria. Adesso ve lo faccio vedere, se no qua non finiamo più. Tanto il packaging è favoloso, è una cosa. Se viene fuori, magari. Allora, è bellissimo. Cioè, a me piace tanto. E dopo ha questa apertura qua, che praticamente basta premere ed esce. Questa specie di chiusura che non avevo mai visto. E questo è il numero, appunto, 15 lunare. Fra l'altro è proprio il numero 15. E il colore è questo. Un bellissimo nude rosato, proprio un color carne. Ah, si è un po' rovinato. Forse il caldo. Sì, probabilmente il caldo. Perché sì, soffrono molto, vedete, si è un po' rovinato perché purtroppo soffre molto il calore e questi giorni sono terribili. E non vi faccio lo swatch perché ho paura di rovinare proprio tutta la forma. Avevo letto di questo problema. Speriamo, non so, termino queste temperature elevate perché siamo sopra i 30, siamo sui 36 gradi e non so se metterlo in frigo. Fatemi sapere voi se faccio bene o male a mettere questo rossetto in frigo perché non ho paura che magari vada ad alterare le caratteristiche del rossetto, perché magari all'interno ha degli olietti, ha delle sostanze particolari che magari vanno a compromettere, insomma, la formulazione, non lo so, non voglio rischiare.
Quindi se sapete qualcosa, se li avete, eccetera, eccetera, fatemi sapere dove li tenete, ecco. E poi, appunto, vi dicevo, ho trovato anche quattro campioncini, due della maternatura, anzi no, tre della maternatura e uno dell'Alchemilla. Questa è una crema corpo Sensual dell'Alchemilla. Sono contentissima perché io amo le creme corpo. Mi dispiace perché in questi 3 mesi, quindi estivi, non riesco assolutamente a mettere nulla perché proprio fa troppo caldo. Mi viene ancora più caldo se dovessi mettermi lì a massaggiare la crema dappertutto, cioè no, non ci penso proprio. Poi, della maternatura invece, la maschera ristrutturante ai semi di girasole, che fra l'altro di questa ne ho anche un altro campioncino, devo decidermi ad usarla, ma la mia pigrizia è tanta, purtroppo, per quanto riguarda i capelli, sono un po' pigra. Il bagno doccia emolliente alla malva, questo l'avevo già provato e mi era piaciuto tantissimo. I profumi della Maternatura sono molto intensi, però devo dire che come bagno doccia è molto buono. E infine, una bella crema mani nutriente alla calendula, questa qua la tengo lì proprio per i mesi, fra qualche mese, insomma, ottobre-novembre, quando comincerà a fare più freddo, ovviamente, quindi la utilizzerò al momento. Prima di chiudere il video, vi volevo appunto parlare di questo sito. Le spese di spedizione sono gratuite sopra i 29 euro ed è veramente un grande vantaggio perché è un costo molto basso relativamente. Solitamente si va sopra i 40 per avere le spese gratuite. E sotto appunto i 29 euro sono 4,90 euro. Ci sono anche delle materie prime in questo sito. E come marche abbiamo, leggo perché mi sono scritta su un fogliettino, c'è l'Avril, la Puro Bio, la Maternatura, Nabla, Benecos, Alchemilla, le Erbe di Janas, Neve Cosmetics, KD e altre. Adesso insomma ho citato le più conosciute, diciamo. Niente, spero che questo sito vi sia stato utile. Io ringrazio tantissimo Federica per tutti questi omaggi, graditissimi. Farò magari sapere anche a voi, insomma, come mi trovo. Non vedo l'ora appunto di provare anche il rossetto e gli ombretti. Spero di avervi detto tutto. Mando un bacione grande a tutte voi e a presto, prossimo video. Ciao!